Ciao a tutti, oggi risponderò alle vostre domande che mi avete proposto sulla rubrica Ask. L'ultimo anno che ho giocato a Torino in Serie B, durante l'estate mi è arrivata la proposta della Virtus Roma insieme a altre proposte e lì ho pensato che fosse giusto cercare di percorrere una strada nella pallacanestro facendola diventare una professione. Si raggiunge sicuramente col duro lavoro in palestra tutti i giorni e bisogna anche avere la fortuna di capitare in una squadra che stia lottando per raggiungere la categoria maggiore. Sicuramente stiamo vivendo questo momento qui con grande carica e ovviamente c'è sempre un po' d'ansia perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo che poi è un sogno, quindi sicuramente c'è tanta ansia, ma c'è comunque tanta voglia di fare, voglia di vincere e grande carica. Il numero 13 l'ho scelto perché un giorno andai a vedere una partita della Fortitudo con mio padre e rimasi incantato dall'ambiente che c'era in quel palazzetto lì e a un certo punto, alzando la testa, ho visto il numero 13 di Gary Schull, detto il barone, ho deciso di prendere poi il numero 13. Penso di essere diventato leggermente più maturo, non dico del tutto ma leggermente, di riuscire a gestire magari alcuni momenti della partita meglio, di saper giocare un po' meglio con i compagni e di aver migliorato sicuramente anche su molti aspetti difensivi e su molti aspetti del gioco generale con la squadra. Sicuramente ci sono molti esercizi che io faccio quotidianamente con l'allenatore per migliorare questi aspetti qui e poi ovviamente tutto quello che faccio individualmente provo sempre a riportarlo durante gli allenamenti di squadra, di gioco 5 contro 5 durante la partita. Devo dire che preferisco una bella tripla. Preferisco tutta la vita andare al mare. La montagna, essendo di Torino, ci sono nato, non è che mi appassioni troppo, ecco. Questo hashtag qui è stato soggetto a parecchie cose, però in realtà nasce dagli europei di 2 anni fa, dove abbiamo vinto la medaglia di bronzo. Per gioco è saltata fuori questa parola e quindi abbiamo deciso nel tempo e col tempo di portarla avanti in modo molto scherzoso, però ha un senso di squadra e di nazionale. Mi ha spinto sicuramente la città, la storia di questa società qua, il fatto che ci fosse un bel progetto e comunque l'idea di giocare per la Virtus Roma era un'idea molto allettante e convincente, quindi ho deciso di venire a giocare qua per un insieme di motivi.